Città di Castello saluta a suo modo Giulio Franceschini e dà il benvenuto a Giocondo Cornacchini in quella che sarebbe dovuta essere la partita che avrebbe potuto regalare al Gruppo Castello la prima vittoria in campionato. E ai padroni di casa va riconosciuta una maggior fluidità nella manovra, ma gli uomini di Ciucarelli possono registrare sul tabellino delle occasioni l'azione da gol più nitida del primo tempo. È il 35esimo quando Ceppodomo compie un intervento prodigioso sulla battuta a rete a colpo sicuro di Brozzetti. Tarpani getta poi inspiegabilmente alle ortiche la palla del possibile vantaggio ospite. I primi 45 minuti hanno poco altro da raccontare in termini di rischi corsi dalle due difese. Ciucarelli sposta per nullo da destra a sinistra senza sortire particolari effetti, anzi è proprio dalla parte di Panizzi che arrivano i fraseggi migliori per il Gruppo Castello. Nonostante questo però Formica rimane praticamente inoperoso, il numero 1 Tuderte sarà costretto a timbrare il cartellino in avvio di ripresa. La discesa a rete di Missai al primo minuto potrebbe far capitolare il Todi se il giovane Gatti non intervenisse a metterci una pezza. Tocca a Formica invece qualche minuto più tardi toccare quel tanto che basta per deviare la fucilata di Bartolo. La sfera poi colpisce la traversa e termina in corner. C'è poco Todi in fase offensiva dove l'assenza di Mercuri ed un Bucciarelli relegato in panchina costringono Tarpani a trascorrere i 90 minuti senza essere quasi mai servito. Con il passare del tempo invece la pressione dei padroni di casa diventa un vero e proprio assedio. Al 19esimo il tocco di Crispoltoni che salta a spizzare di testa la sfera viene respinto da Formica. Al resto ci pensa la difesa Tuderte. A questo punto il Castello sembra crederci e Cornacchini manda in campo Cerbella a rinfoltire il reparto avanzato. La gara vive però un epilogo amaro per i locali che nel giro di pochi minuti rimangono in doppia inferiorità numerica. Le espulsioni di Filippini e Testamigna cambiano volto alla partita ed è il Todi a sfiorare l'estrema beffa per il Gruppo Castello. La punizione di Chiasso impegna nuovamente Ceppodomo e quello che segue poi nella confusione è un vero e proprio festival delle occasioni fallite. Allo scadere Cerbella potrebbe regalare ai suoi la tanto sospirata vittoria. Il tocco però è troppo debole e tra le braccia di Formica si spengono anche le ultime speranze dei padroni di casa.